Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi giro un book tag e questa volta sono stata taggata, nel senso che non ho rubato questo book tag da un video di un altro canale, ma sono stata effettivamente taggata da qualcuno per riproporlo sul mio canale e come dovrebbe poi essere sempre, quindi sono doppiamente felice di fare questo video. Sono stata taggata da Martina del canale Ima in the Books e ovviamente vi lascio sotto nell'info box il suo video, così potrete andare a curiosare anche sulle sue risposte. Il tag è molto carino, le domande sono super interessanti perché mi permetteranno di presentarvi tanti libri molto molto belli, ma anche di parlare in generale del mondo della lettura, che non fa mai male. Vi ricordo come sempre che sono curiosa di sapere anche le vostre risposte, quindi le domande del tag sono sotto e potete poi scrivermi le vostre risposte nei commenti. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella se volete ricevere le notifiche ogni volta che esce un mio video e se non lo fate già di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Direi di cominciare. Il libro che hai avuto per più tempo in libreria. Quando mi sono trasferita in questa casa ho portato con me i libri di quando ero bambina che si sono mantenuti fino ad oggi perché vorrei che un giorno venissero letti anche dai miei figli. Quindi ho cercato tra quelli e direi che il più vecchio in assoluto è L'Orso Berni. Questo libro cartonato, quindi con le pagine molto spesse e... adoro questi disegni e ancora oggi quando li guardo mi emoziono perché mi ricordo le sensazioni che provavo quando leggevo la storia e ammiravo i disegni di questi orsetti. Cosa stai leggendo? Cosa hai appena finito di leggere e cosa leggerai? Ho appena finito di leggere Possiamo salvare il mondo prima di cena, mi sono dimenticata di prendere il libro quindi adesso non scenderò a prenderlo, comunque tanto vi lascio la copertina, un libro che mi è piaciuto moltissimo, non vedo l'ora di parlarvene. Sto leggendo invece contemporaneamente due libri. Il primo è un romanzo, Il gioco dell'angelo di Zafon, il secondo dopo L'ombra del vento, mi sta piacendo molto, lo leggo sempre la sera prima di andare a letto, però per il momento la storia mi sta appassionando. Il secondo libro che sto leggendo è invece un altro genere, libri che potremmo catalogare come di autoaiuto, non saprei, comunque Piccole abitudini per grandi cambiamenti. Anche questo libro mi sta piacendo tantissimo, ne ho sentito parlare molto bene e infatti confermo, è appunto un libro che parla di come riuscire ad inserire delle buone abitudini nella nostra quotidianità e ci spiega come mai è così difficile farlo e così difficile mantenerle dopo un certo numero di giorni, ma soprattutto gli effetti positivi che queste porteranno nel tempo. Insomma, per il momento anche questo mi sta piacendo tantissimo e lo leggo spesso dopo essere tornata dal lavoro perché mi dà un sacco di stimoli positivi. Ammetto che ogni tanto leggo anche un capitolo di un altro libro che si intitola La forza della gentilezza di Ferrucci, se non erro, però è un libro che ho in PDF, quindi mi capita soltanto quando ho il computer acceso, il portatile acceso e quindi ho voglia di continuare la lettura e leggo un capitolo ogni tanto. Anche questo è uno di quei libri che mi fanno star bene per l'argomento trattato e soprattutto per gli stimoli positivi che mi dà. Infine, che cosa leggerò? In realtà non lo so, come sapete io non scelgo mai prima i libri che dovrò leggere. Guardando nella mia libreria mi sono resa conto di avere diciamo delle serie in corso dei quali mi manca esattamente il volume che dovrei leggere adesso, magari ho i volumi successivi, quindi forse recupererò uno di questi, come per esempio il terzo volume di Zafon, e quindi potrei leggere quello, però non saprei. Un libro che tutti hanno amato e che tu odi. Per questa domanda nomino Cime tempestose. Chi ha visto il mio video sui classici sa che purtroppo questo libro proprio non mi è piaciuto, non l'ho neppure terminato perché lo trovo molto noioso e facevo addirittura confusione con i nomi. So però che non sono l'unica, in realtà ci sono state altre persone che hanno trovato Cime tempestose una lettura un po' ostica e quindi alla fine hanno abbandonato il libro, però ecco, tendenzialmente è un classico che viene amato da tutti e niente, io mi devo dissociare. Un libro che dici sempre che leggerai e che, forse non leggerai.
Per questa domanda ho la risposta perfetta, ovvero I Miserabili. Sono anni che dico che vorrei leggere questo libro, però alla fine non l'ho nemmeno mai comprato. Vorrei leggerlo perché io ho amato Victor Hugo in Notre Dame de Paris, quindi sarei curiosissima di leggere l'altra sua grande opera, una insomma tra le opere più conosciute al mondo e di questo scrittore. Chi lo sa, forse non lo leggerò mai, è un desiderio che mi porto veramente dietro da tanto, però sembra che non arrivi mai il momento giusto. Un libro che ti stai tenendo per la pensione? Per questa domanda ho deciso di rispondere con Piccole donne, in questo bel volumone che ho. Questo perché? Perché anche questo è un libro che io molto spesso dico quest'anno è l'anno in cui leggerò Piccole donne, ma poi alla fine non lo faccio mai. Ho l'idea che il libro sia un romanzo molto molto tranquillo, quindi qualcosa che voglio leggere quando sono completamente rilassata. Questo accade al mare, ma al mare non posso portarmi una cosa del genere, quindi andrà a finire che se faccio passare ancora qualche anno mi ritroverò in pensione e potrò leggere Piccole donne. In realtà ovviamente non lo so se sarà così, però è una lettura che sto rimandando, anche se vorrei tanto farla, e mi sembrerebbe anche la lettura adatta per il periodo di rilassamento post lavoro della pensione. Leggi subito l'ultima pagina di un romanzo o la tieni per la fine? Assolutamente no, non leggo mai l'ultima pagina di un romanzo, oh mio Dio, per me è un sacrilegio. Vi racconto un aneddoto. Ho letto alle superiori la saga di Twilight e ovviamente ero innamorata perché in piena adolescenza quella era una storia che mi piaceva moltissimo. Quando comprai l'ultimo volume, lo portai a scuola, io e la mia migliore amica dell'epoca eravamo insomma super appassionate e felici di poter iniziare questo volume. Piccolo spoiler sulla storia: se non avete letto il libro e non avete visto i film e avete intenzione di farlo, magari saltate il prossimo minuto di video. Comunque, fatto sta che quando abbiamo iniziato a leggere il quarto volume della saga, noi non sapevamo se Bella sarebbe diventata o no un vampiro. Una nostra compagna di classe si è preso il libro e lesse le ultime due o tre parole, che erano, se non ricordo male, insieme per sempre, comunque c'era per sempre di mezzo. Quindi per noi fu una specie di spoiler, perché comunque era abbastanza chiaro che i due sarebbero stati insieme per sempre, per stare insieme per l'eternità lei doveva diventare un vampiro, quindi diciamo che a logica poteva essere uno spoiler, e questa cosa ci fece infuriare. Conosco persone che leggono le ultime parole di ogni libro che comprano, ma io non potrei mai farlo perché non voglio assolutamente rischiare di rovinarmi la bellezza della sorpresa. Prefazione, postfazione, note, sì o no? Allora, la prefazione di solito la leggo perché sono curiosa di sapere che cosa è necessario che io conosca prima di approcciarmi al libro vero e proprio, se no non sarebbe stata messa all'inizio. La postfazione non la leggo quasi mai, a volte magari potrebbe anche essere interessante, ma quando arrivo alla fine di un libro sono così contenta di averlo finito e ho voglia di iniziare qualcosa di nuovo che alla fine non leggo mai la postfazione. Le note non le leggo praticamente mai perché mi sembra che interrompano la lettura e io preferisco leggere in maniera un po' più scorrevole. Ci sono ovviamente delle eccezioni se le note sono molto poche, se diciamo le informazioni nelle note mi interessano particolarmente, allora posso farlo, però ecco, tendenzialmente non le leggo. Con quale personaggio cambieresti la tua vita? Sicuramente con Hermione, non c'è paragone, nel senso che io vorrei tantissimo vivere la sua vita. Figlia di Babbani lo sono già, quindi su questo sarei a posto. Secchiona lo sono sempre stata, quindi anche su questo sarei a posto. E ovviamente andare ad Hogwarts e studiare lì e insomma essere una strega sarebbe una delle cose più belle del mondo, quindi sicuramente lei. Oltretutto credo che mi potrebbe anche piacere Ron per come è di carattere, credo che leggendo insomma il personaggio nei libri sicuramente sarebbe un mio amico, quindi magari ecco potrebbe anche andare a finire come è finita tra loro due, e sicuramente vorrei, se potessi, vorrei cambiare la mia vita con quella di Hermione. Hai un libro che ti ricorda un momento specifico? Ovviamente sono tanti i libri che mi sono stati regalati per occasioni particolari e che quindi ricollego sempre a quelle determinate occasioni, però in questo caso ho deciso di nominarvi
un figlio e ho detto tutto della The Pozzolis Family, un libro molto simpatico che racconta come questi due personaggi, che sono anche famosi sul web, si sono conosciuti e poi insomma hanno avuto il loro primo bambino. Ho nominato questo libro perché me l'ha regalato mio marito un anno per Natale, ma diciamo che l'evento è stato un po' particolare perché lui non è proprio il tipo da parlare di figli, nel senso, nonostante entrambi siamo super eccitati del percorso che abbiamo scelto di intraprendere, alla fine lui non legge su questo argomento, o io ho tanti libri che parlano di adozione, esperienze di adozione, eccetera, lui molto poco, e quindi mi ha fatto molto piacere che abbia scelto questo libro per me, perché mi è sembrato insomma di sentirlo ancora più vicino, nonostante qui non si parli di adozione, però insomma un figlio è sempre un figlio, e inoltre il libro è anche molto carino, simpatico, si legge molto bene. Un libro avuto in modo strano. Questa è l'unica domanda alla quale non rispondo, perché sono stata 10 minuti a guardare la mia libreria, ma non ci sono libri che io abbia ricevuto in modo strano, nel senso che li ho praticamente tutti comprati io personalmente, oppure mi sono stati regalati da mia mamma, da mio marito, insomma, dalle mie sorelle, quindi sono arrivata a questi in maniera molto normale, ecco. Un libro regalato per un'occasione particolare. Non regalo molto spesso libri, però mi capita ogni tanto, ovviamente, perché ci sono persone nella mia famiglia, tra i miei amici, che amano leggere. In ogni caso ho deciso di mostrarvi l'ultimo libro che ho regalato, ovvero La normalità del male, e l'ho regalato a mio marito per San Valentino. Il sottotitolo è La criminologia dei pochi, la criminalità dei molti. Questo perché il mio marito è molto molto interessato al periodo soprattutto della Seconda Guerra Mondiale, ma in generale è appassionato della psicologia che sta dietro i grandi cattivi della storia. Ha letto molti libri su questo argomento, oltre a libri incentrati sulla guerra, e questo appunto era un'analisi un po' accurata, un po' più accurata, di come, di che cosa possa aver spinto tante persone a comportarsi in una determinata maniera durante il periodo nazista. Lo sta leggendo, dice che per il momento gli piace, quindi insomma è stato anche un regalo azzeccato. Libri d'obbligo, un amore postumo e un odio totale senza riserve. Allora, per libri d'obbligo, ho capito vedendo il video di Martina, si intende i libri che abbiamo dovuto leggere obbligatoriamente per soprattutto durante il periodo scolastico, insomma. Allora, un libro che ho amato è stato tantissimo Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Mi è piaciuto molto perché l'abbiamo fatto alle superiori e con letteratura inglese, quindi c'era tutta la parte in lingua relativa alla trama del libro e in generale ad Oscar Wilde e alla sua vita e alle sue opere, eccetera, e ci era stato chiesto per approfondimento appunto di leggere il libro Il ritratto di Dorian Gray, e in italiano, io l'ho letto in italiano, insomma, ero una delle poche ad averlo letto, molti si sono andati a cercare la trama, ma io in realtà me lo sono letto perché mi piaceva molto la storia, mi è piaciuto il modo in cui Oscar Wilde ha delineato i vari personaggi, ci sono stati dei punti che mi hanno fatto molto riflettere, tanto che l'ho anche citato all'interno del mio romanzo, quindi perché è un libro che mi ha veramente segnata, mi è piaciuto moltissimo. Invece un libro che ho detestato è stato I dolori del giovane Werther. Probabilmente molti di voi mi uccideranno, ma questo non è dovuto al fatto che effettivamente sia un libro brutto, ma io l'ho fatto durante letteratura tedesca, per l'appunto sempre a scuola, e un po' che il tedesco era una lingua che mi rimaneva un po' ostica, un po' che le lezioni mi risultavano un po' pesanti, alla fine io ricordo che della trama avevo capito il giusto e insomma ho un ricordo vaghissimo di questo libro, che perché non mi interessava assolutamente e non avevo voglia di approfondire, quindi insomma probabilmente se lo rileggessi adesso in italiano la mia opinione sarebbe diversa. Libri nuovi o di seconda mano? Su questo punto direi che c'è un totale pareggio, a me piacciono entrambi e non ho assolutamente preferenze. Compro più libri nuovi semplicemente perché spesso so che cosa mi interessa e quindi lo ordino in libreria o lo vado a comprare, oppure appunto faccio un giro in libreria, noto qualcosa che mi piace e lo prendo, però se mi capita di girare per le bancarelle o trovare un negozio dell'usato, entro, comincio a sbirciare, solitamente esco con qualcosa in mano. È vero, i libri usati hanno un odore particolare, hanno delle note a volte che possono rimandare ad altre vite, quindi hanno sicuramente una storia, però anche i libri nuovi hanno il loro fascino, quindi io direi che per me è un pareggio. Hai mai letto qualcosa di Dan Brown?
Ovviamente sì, chi non ha mai letto qualcosa di Dan Brown, comunque, ovviamente sì, chi non ha mai letto qualcosa di Dan Brown, vabbè, comunque, ho letto Il Codice da Vinci, mi è piaciuto moltissimo, l'ho letto un sacco di anni fa, però mi ricordo che la storia mi prendeva tanto, quindi mi è piaciuto, ecco, quando l'ho letto, e poi ho letto Inferno, ma l'ho interrotto a metà perché non mi piaceva. Mi sembrava una storia scritta per il cinema americano, cioè mi sembrava di guardare un film, e quindi lo trovavo un po' scontato, e poi mancavano quelle caratteristiche che dovrebbero essere di un libro. Cioè sembrava veramente di guardare un film, tanto che ho guardato anche il film e l'ho interrotto a metà perché non mi piaceva, quindi vabbè, questo è stato il mio approccio con Dan Brown. Un film migliore del libro da cui è stato tratto? Quando mi capita questa domanda rispondo sempre I Love Shopping. Allora, Sophie Kinsella, sappiamo tutti che genere di libri scrive, quindi dei libri molto tranquilli, simpatici, dei romanzi, però alla fine io l'ho sempre trovata una lettura molto rilassante che ogni tanto durante l'anno mi fa piacere fare, soprattutto in passato ogni tanto un libro della Kinsella me lo leggevo sempre. In questo caso però secondo me I Love Shopping, essendo stato il primo di una lunga serie di libri che riguardavano appunto l'amore sfrenato della protagonista per lo shopping, secondo me si vede che era un po' una scrittrice acerba, tanto che quando ho visto il film sono state modificate diverse cose e secondo me la storia era più interessante nel film piuttosto che nel libro. Mi ricordo di averla trovata un po' noiosetta, mentre i volumi successivi mi sono piaciuti di più. Una lettura che ti ha fatto venire fame? Se mi conoscete sapete che quando si parla di cucina nei romanzi io nomino sempre Joan Harris e lo faccio anche questa volta, però parlandovi del Giardino delle Pesche e delle Rose, che è il terzo volume della trilogia di Chocolat. Questo libro fa veramente venire l'acquolina in bocca, soprattutto perché Vianne Rocher, la protagonista del romanzo, torna a Lanzhenitsutan, penso si pronunci, che era questo paesino dove era ambientato anche il primo volume, e si trova in una casa che è circondata da questi peschi e prende le pesche e ci fa la marmellata. E io penso che leggendo il libro sentite proprio l'odore, la dolcezza di questo frutto mentre cuoce per diventare marmellata. Ti fidi dei consigli che ricevi? E c'è qualcuno di cui ti fidi particolarmente? Sì, mi fido dei consigli che ricevo perché tendenzialmente le persone sanno che mi piace leggere e di solito chi mi dà un consiglio su un libro da leggere tiene conto di quello che piace a me. Quindi sì, anche ultimamente una mia amica mi ha suggerito dei romanzi che a lei sono piaciuti e che sicuramente recupererò. Una persona di cui mi fido molto è la mia mamma, perché lei ha più o meno i miei gusti o perlomeno i grandi titoli della nostra vita sono tutti libri che abbiamo amato entrambe, quindi ci sono titoli bellissimi che ho letto io, le ho consigliato e le ho adorato, e lo stesso al contrario, quindi mi fido molto del suo consiglio quando mi propone di leggere un libro. Ultima domanda, un libro fuori dalla comfort zone che però hai amato? E per questa domanda nomino Miss Peregrine nella Casa dei Ragazzi Speciali. Perché è fuori dalla mia comfort zone? Perché è un libro per ragazzi ed è un fantasy. Io non leggo né l'uno né l'altro di questi generi, ma questo libro mi è piaciuto. È il primo di una trilogia, il primo mi è piaciuto molto, il secondo un po' meno, il terzo ancora meno, quindi diciamo che non ho apprezzato proprio tutta la storia, ma il primo volume l'ho adorato, mi è piaciuta l'impaginazione, voi non so se lo sapete, comunque questo libro ha anche un sacco di immagini vere che sono abbastanza inquietanti, poi in generale, ecco, queste sono le divisioni dei capitoli, quindi mi piaceva, e poi la storia mi intrigava, l'ho letto di diversi anni fa, ero in Irlanda quando me lo sono portato anche in Irlanda e niente, a me questa storia è piaciuta un sacco, era una bella avventura, mi sono sentita presa e quindi l'ho letto volentieri. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero vi sia piaciuto di non aver parlato troppo, ho cercato di essere stringata ma non è sempre semplice, allora io vi aspetto con le vostre risposte e noi come sempre ci vediamo prestissimo con un altro video, ciao!